magari l'applauso non è proprio adeguato, però ci fa piacere che abbia questa. No, grazie, grazie di essere venuti. Il mio è veramente un saluto molto breve di ringraziamento per tutte le presenze e soprattutto per essere riusciti anche quest'anno, aver avuto l'onore anche quest'anno di avere la presenza di tutte le autorità indipendenti italiane, che sicuramente porteranno qualcosa di nuovo rispetto a ciò che abbiamo fatto già nei sei anni precedenti. Posso solo dire, senza voler anticipare le relazioni dei rappresentanti di Roma 3, mi va il mio ringraziamento più sentito, perché senza di loro non potremmo fare questo evento, e hanno fatto quest'anno un lavoro, lo vedete anche dal volume che vi è stato consegnato all'ingresso. Senza loro non avremmo potuto fare questo evento, e vi ringrazio veramente di tutto cuore. Cosa vogliamo fare questa mattina? Vogliamo proseguire nel percorso che abbiamo iniziato negli anni, ma soprattutto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto abbiamo dato alcune indicazioni, quest'anno vorremmo andare avanti su queste indicazioni, avendo presente che appunto che il mondo va più avanti, va sempre più avanti, c'è un mondo molto difficile, c'è un problema di regolazione nazionale, regolazione europea, simbiosi tra la regolazione nazionale e la regolazione europea. C'è soprattutto una crisi che sta colpendo in maniera pesante questo paese, non parlo solamente delle famiglie, di cui cerco di essere un modesto rappresentante, ma riguarda imprese, riguarda istituzioni, riguarda famiglie, riguarda tutti. Quindi quello che oggi nella relazione introduttiva, e poi chi vorrà potrà vedere nel volume, è proprio questo: cercare di fare ancora un passo avanti, anche con qualche piccola provocazione, perché è sempre utile per stimolare il dibattito. Quindi non posso solamente che ringraziarvi e augurarvi buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Fabio Picciolini. Grazie, ciao. Grazie. Grazie, ciao. Io riduco veramente 5 minuti per andare per titoli. Il primo titolo è ovviamente ringraziamenti. Ringraziamenti a chi era presente, ringraziamenti a chi ha predisposto il rapporto, ringraziamento allo staff di Consumer Forum, ringraziamento particolare a chi si è sobbarcato quasi 4 ore in piedi. L'anno prossimo cercheremo di essere un po' più, stiamo già parlando una videoconferenza con l'altra sala, vedremo anche questo. Ringraziamento a tutte le autorità, le associazioni, le imprese presenti. Quest'anno ho visto, e mi fa molto piacere, molti più presidenti di associazioni di consumatori presenti, e via dicendo. Quindi i ringraziamenti li chiudo qui, stringendo tutti in un unico ringraziamento. Ovviamente la vostra scomodità è la mia gioia, è la nostra gioia, perché vuol dire che questo evento anche quest'anno ha avuto successo. Avere persone che appunto per la sala piena ancora a quest'ora, persone che si sono dovute accomodare fuori, per noi non può che essere un fatto positivo. Piccole cose, io credo che mai come quest'anno, senza nulla togliere a tutti i rapporti precedenti, il rapporto abbia portato nel segno, perché abbiamo tra virgolette costretto le autorità a confrontarsi sul rapporto e non andare random, andare su quello che era, anche l'ultimo del dottor Santoro, che è entrato proprio nel merito di ciò che ha fatto, non di quello che dovrà fare, quello che ha fatto, ma vale per il dottor Stazzi, vale per il dottor Rossi, vale per tutti. Ecco, esserci confrontati su quello e su due aspetti a mio avviso fondamentali di questo rapporto, di cui non posso che nuovamente ringraziare Roma 3, la dottoressa Carreo, il dottor Bassano e tutti. Ci trovo due, ma abbraccio tutti i colleghi e gli amici dello staff della dottoressa Carrelli. Il primo, lo semplifico al massimo, spero di essere ugualmente chiaro: passare dalla collaborazione alla cooperazione tra autorità. Possono sembrare cose molto vicine, ma non lo sono. E questo secondo me è un aspetto estremamente importante su cui dobbiamo ragionare, devono ragionare. Credo che potremo ragionare insieme. Il secondo aspetto, che per me è, permettetemi un fatto personale, l'ho detto anche l'anno scorso, per me è la vita, visto che questo è stato anche il mio percorso professionale, è l'Europa, l'aggancio con l'Europa. Noi non siamo più un paese
che vive in maniera autarchica, ma dobbiamo vivere all'interno delle regole che ci vengono date. Abbiamo sentito, ne cito uno per tutti: se il garante privacy esiste è perché esiste, è stata fatta una direttiva nel 95, ma questo vale per ognuno, quindi credo che questo sia l'aspetto importante. Mi fermo qui perché altrimenti dovrei proseguire citando tutti i rapporti e tutte le persone che sono intervenute. Mi permetto, perché ormai credo di poter dire amicizia è una parola grande, ma spero di potermi onorare di dire questo qui, voglio citare però nuovamente il dottor Santoro, il presidente Santoro, per un motivo. Troppo spesso, e parlo per me stesso, non voglio parlare per gli altri, abbiamo sottovalutato quanto è importante per i consumatori l'autorità che il presidente Santoro presiede. È importante, abbiamo parlato di mense, abbiamo parlato di farmaci, ma se andiamo avanti sono mille i problemi che quell'autorità, e credo che noi come consumatori, come consumeristi, dobbiamo ricordarcelo un po' più spesso. Concludo con un aspetto. Io credo che mai come oggi Consumer Forum abbia fatto il proprio dovere. Mi spiego meglio. Consumer Forum non è un'associazione di consumatori, non vuole essere un'associazione di consumatori. A me piace parlare italiano, conosco troppo poco l'inglese. Consumer Forum vuole essere un pensatoio, vuole essere un momento di confronto tra le parti. Ecco, credo che questo oggi noi siamo riusciti a fare, con il rapporto prima, con gli interventi poi, con le domande in alcuni casi anche provocatorie, magari senza risposta dell'amica Deborah Rosciani. Adesso sta alle singole associazioni vedere dove è possibile recepire tutto ciò che è stato detto in questa sede, recepire quello che è scritto all'interno del rapporto predisposto e come poi metterlo in pratica. Io ne ho detti due, ma chi avrà voglia di leggerla tutta, e quest'anno è veramente corposo il rapporto, vedete che ce ne sono molti di spunti e non sono quelli solo e esclusivamente l'autority come è stato fatto ma anche da altri in passato. Abbiamo cercato di entrare nel profondo quest'anno, ancora di più del passato, lo ripeto, e credo che svolgendo fino in fondo il compito di Consumer Forum abbiamo dato l'occasione alle 12 associazioni consumatori, ma anche alle imprese, che mai da dimenticare che sono all'interno di Consumer Forum e sono associazioni di imprese che sono un valore enorme, il valore enorme appunto di questa specificità italiana, forse non troppo compresa fino in fondo quanto questa unione, imprese, associazioni di imprese, associazioni di consumatori, atenei, riescono a portare al paese. Permettetemi questo paese, questa parola forse un pochino grande, ma l'abbiamo fatto in passato, noi speriamo di farlo anche in futuro, con la collaborazione, come quest'anno è concluso realmente, con la collaborazione di tutti gli scienziati, come li chiamo io, delle università, con la collaborazione dei soci di Consumer Forum, di qualunque stazione consumerista o di impresa, con il piccolo contributo che come dirigenza attuale stiamo cercando di dare appunto per questo periodo che ci è stata data questa bellissima incombenza. Grazie. Termina qui questa mattinata di interventi e ci risentiamo per la prossima occasione. Sono Carlo Cardarelli della Acumarche, mi trovo qui nella sala Danilo Longhi
della Union Camere di Roma in compagnia del dottor Fabio Picciolini, presidente del Consumer Forum, al quale chiediamo un po' il bilancio di questa giornata e in particolare un po' il bilancio di tutto quello che è stata l'attività del Consumer Forum in questo anno. Cosa ci può dire, presidente? Ma sulla giornata odierna non posso che dire bene per il contributo che ci è venuto dalla collaborazione con Roma 3 per quello che riguarda lo studio presentato sugli enti regolatori in Italia, ma io aggiungerei anche in Europa, rispetto alla tutela del consumatore. E non posso che dire altrettanto bene perché tutte le autorità, come ogni anno, sono state presenti e hanno portato idee estremamente utili e importanti. Se posso aggiungerlo, quest'anno più che in passato hanno lavorato sul nostro lavoro e sul lavoro di Roma 3, e questo è importante perché dimostra che questa collaborazione tra un ente scientifico e un'associazione di imprese e di consumatori è possibile, non è una utopia. Per quello che riguarda l'ultimo anno, io credo che parlino le attività svolte. Noi abbiamo fatto quest'anno già alcuni eventi, abbiamo fatto un evento ovviamente che è una delle cose storiche di Consumer Forum sulla conciliazione, abbiamo fatto per la prima volta un discorso sulla sicurezza alimentare e sullo spreco alimentare, che è uno degli argomenti, peraltro l'anno prossimo sarà l'anno europeo contro lo spreco alimentare. Abbiamo inventato, tra virgolette, chiaramente questa iniziativa che speriamo si recuperi negli anni di Consumeating, in cui abbiamo parlato sia a livello europeo, sia coinvolgendo tutti i soci di Consumer Forum, quindi imprese, atenei e associazioni consumatori. E infine oggi, come ultima iniziativa dell'anno esterna, perché il lavoro interno non finisce mai, la sesta edizione, settimo rapporto per quello che riguarda appunto le autorità indipendenti. Quindi per questo primo anno anche di mia presidenza posso dire, non posso che esserne estremamente soddisfatto, anche per la possibilità di avere appunto collaborazioni estremamente utili, estremamente importanti, che consentono di fare forse anche un pochino di più di quello che riusciremo a fare da soli. E per quanto riguarda l'interattività delle associazioni consumatori con l'autority, io ho trovato interessante quella giornata di oggi, ma si potrebbe prevedere anche in futuro una parte serale dove le associazioni interloquiscono direttamente con questa authority? Nel mio intervento finale di saluto ho detto proprio questo, che secondo me dobbiamo cogliere quanto oggi le autorità hanno detto, che poi possa essere di sera, possono essere incontri programmati, possono essere altri eventi pubblici, sicuramente sì. Oggi le autorità hanno detto una cosa importante, hanno detto che bisogna passare dalla collaborazione alla cooperazione, che sembrano parole simili ma sono invece molto diverse. Questa cooperazione deve esserci anche con le associazioni consumatori, cioè non è più sufficiente tutelare il singolo che ha un problema con l'antitrust piuttosto che con l'arbitro bancario finanziario, è necessario arrivare a una tutela collettiva, e la tutela collettiva si può avere solamente coinvolgendo in prima persona le autorità e le associazioni. In questo modo riusciremmo anche a supplire a quella gravissima carenza o legge fatta male, ha detto in maniera ancora più chiara, che è la mancanza della class action. In questo modo riuscire a parlare direttamente con le autorità e risolvere i problemi associazioni e autorità, secondo me riuscirebbe anche a supplire a questa carenza nazionale. Qual è il sito dove un cittadino può informarsi sulle attività del Consumer Forum? Consumer Forum è molto semplice, www.consumersforum.it, ma aggiungo che non solamente un'informazione sull'attività di Consumer Forum, noi abbiamo alcune finestre, tendine, come si usa chiamarle, in cui c'è anche l'attività dei singoli soci. Noi abbiamo 35 soci, 36 esattamente, e all'interno diamo sempre voce a tutti i soci che fanno delle iniziative. Non solo, all'interno, a livello digitale, possono essere trovate le nostre agenzie di stampa, che sono sia nazionali sia europee. Per chi vuole, poi ci sono anche gli articoli che magari ci chiedono gentilmente o televisioni o giornali, in cui esprimiamo la posizione di Consumer Forum. Ringraziamo il dottor Fabio Picciolini e gli auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Grazie.